Questa che ho qui tra le mie mani è la miglior CPU per giocare della scorsa generazione. Sto parlando del Ryzen 7 5700X 3D, una CPU 8 core 16 thread e che oggi andremo a vedere come si comporta in gaming con la 4090 di Nvidia. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui a parlare di una CPU che reputo veramente molto molto interessante. Più che altro perché è un processore che pur essendo di scorsa generazione, anzi quasi ormai di due generazioni fa, perché siamo all'alba, all'uscita praticamente dei Ryzen della serie 9000, questo Ryzen 7 di quinta generazione ha una particolarità che molti di voi sapranno, cioè quella di possedere la 3D V-Cache, tanto blasonata e tanto acclamata per le prestazioni impareggiabili in gaming. E ripeto, come vi ho già detto nella intro, oggi andremo a vedere come si comporta in diversi giochi testati con la RTX 4090 e la confronteremo con il Ryzen 7 7700, che però non ha questa 3D V-Cache, bensì è di una generazione successiva con frequenze anche decisamente più elevate. Prima di proseguire col video, però, vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Detto questo, vi invito anche a seguirmi su Instagram e su TikTok, dove troverete i video short in versione integrale rispetto a quelli che trovate su YouTube, che sono limitati a 60 secondi. E infine vi ricordo anche di iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per quanto riguarda tutto l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon e quindi state tranquilli per quanto riguarda garanzia e assistenza sempre al top. Tutti i link li trovate qua sotto in descrizione. E ora direi di riprendere con questo Ryzen 7. Uscito a gennaio di quest'anno 2024, questo Ryzen 7 5700X 3D si presenta come la versione un po' tagliata rispetto al fratello maggiore Ryzen 7 5800X 3D, uscito invece ben più di un anno prima e che aveva fatto parlare molto di sé, poiché era la CPU quando uscì più potente in commercio. Questa versione, ripeto, è un pochino tagliata, lo vedremo fra pochissimo per quanto riguarda le specifiche tecniche, ma nulla di drastico e quindi in sostanza possiamo aspettarci le stesse identiche prestazioni. Tutto questo a un prezzo che vi dico subito sarà la parola chiave di questo video, molto molto competitivo, perché parliamo di 250 € per quanto riguarda il prezzo MSRP. Attualmente da store terzi si può trovare intorno ai 230, a volte anche 220 €, ma se invece però ci rivolgiamo al mercato cinese di AliExpress lo possiamo portare a casa per soli 150 € o pochissimo di più, che è davvero qualcosa di eccezionale e lo vedremo anche poi ovviamente per le prestazioni che ha. Scendendo un po' più nello specifico per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ci ritroviamo un processore con 8 core e 16 thread su architettura AMD Zen 3, l'ultima a essere stata rilasciata per il socket AM4. E anche questa, insomma, è una cosa importante di questo processore perché è appunto la CPU più potente per quanto riguarda questo socket nell'ambito del gaming, insieme ovviamente al fratello maggiore Ryzen 7 5800X 3D. Le altre feature degne di nota sono ovviamente le frequenze di 3 GHz per quanto riguarda il base clock e fino a 4,1 GHz per quanto riguarda il boost clock. Su tutti i core, in un ambito dove la CPU viene occupata al 100%, ritroviamo una frequenza che è pari a 4,05 GHz, quindi praticamente un pelo sotto il boost clock che ritroviamo invece anche se andiamo a utilizzare un singolo core. Ecco, se non andiamo a toccare nulla per quanto riguarda il PBO, abbiamo ecco questa configurazione per quanto riguarda le frequenze. Ma la cosa che fa effettivamente la differenza per quanto riguarda le prestazioni in gioco non è più di tanto la frequenza operativa di boost di questa CPU, che è effettivamente un pochino più bassa rispetto a quella del 5800X 3D, bensì la presenza della 3D V-Cache indicata anche nel nome di questa CPU con la dicitura 3D. Infatti ritroviamo 64 MB di cache aggiuntiva rispetto ai 32 MB di cache di livello 3 già presenti all'interno del core del 5700X classico o anche del 5800X che conosciamo già da diversi anni. Il che porta il quantitativo di cache L3
a disposizione degli 8 core di questa CPU a ben 96 MB, che sono veramente tanti e che vedremo, come immagino già saprete, fanno un bel po' di differenza in gaming. Le ultime cose sono ovviamente la compatibilità, che in questo caso è data per tutte le schede madri su socket M4 che abbiano ovviamente ricevuto un aggiornamento del BIOS alle ultime versioni, e questo fa sì che, lo vedremo anche poi verso la fine di questo video, che questa CPU sia veramente una manna dal cielo per tutti coloro che vogliono upgradare il proprio sistema per avere delle prestazioni migliori in gioco senza però dover cambiare tutta la piattaforma. L'ultima caratteristica poi è il TDP, che in questo caso è di 105 watt, quindi non proprio bassissimo rispetto anche ad altre CPU su socket M4 che possiamo ritrovare a 65 watt. Quindi sì, i consumi poi ricalzano quello che è il TDP, quindi saremo intorno ai 105-110 watt, e quindi ecco, avremo bisogno magari di un dissipatore, non quello stock sicuramente, magari un dissipatore anche a singola torre monoventola, può andare bene ovviamente ad aria, oppure a un dissipatore a liquido da 240, ecco, lo otterremo senza problemi a temperature più che tranquille. Prima però di passare ai test, ci tengo ovviamente a introdurvi un attimo ai benchmark, perché come vi ho già detto dalla intro, andremo a confrontare questo 5700X 3D con un altro Ryzen 7, il 7700, che è la CPU che monto attualmente nel mio computer, andandole però a testare entrambe con una GPU molto molto potente, cioè la RTX 4090. In questo caso andremo a fare tutti i test dei giochi in Full HD, perché è la risoluzione che si utilizza per fare questo tipo di test, e i motivi sono diversi. Il primo fra tutti perché molti giochi magari che sono più GPU limited potrebbero andare a consumare tutta la potenza della scheda video e quindi non andare a mostrare quella che effettivamente è la differenza tra le due CPU. In questo caso in Full HD, bene o male, quasi tutti i giochi sono limitati dalla scheda video, forse tranne uno che andremo a vedere. Oltre a questo, vediamo che le CPU si sforzano quanti più frame riescono a produrre, e in questo caso ecco, il Full HD è sicuramente la risoluzione migliore perché la 4090 spara un'enorme quantità di frame. Quindi detto questo, direi ora di passare alla piattaforma di test velocissimamente, che per quanto riguarda il 5700X 3D è composta da una B550 MSI Tomahawk accompagnata da 32 GB di RAM DDR4 3200 MHz, CL16 in due banchi da 16 ovviamente, e dissipato il tutto con un Noctua NHD15 con una singola ventola da 15 cm, mentre il Ryzen 7 7700 è accompagnato da 32 GB di RAM DDR5 6400 MHz CL32, e inoltre la scheda madre è una ASRock X670 Extreme Steel Legend, il tutto raffreddato dall'ottimo Endorphin Avis F360 RGB. Detto questo, direi ora di passare ai benchmark. Passando velocemente in rassegna a quelli che sono i benchmark della produttività, abbiamo su Cinebench R23 un vantaggio in termini di punteggio di circa un terzo in favore del Ryzen 7 7700. Su Cinebench 2024 il divario è minore, però rimane in vantaggio sempre la CPU su socket AMD5 rispetto al 5700X 3D. Su Blender OpenData 4.0, per quanto riguarda il punteggio combinato, anche qua abbiamo circa un terzo in più sempre per il 7700. E su Corona Benchmark 1.3 anche qui tra il 20 e il 30% in più in termini ecco, di prestazioni per quanto riguarda questo benchmark, 93 secondi contro 70. Su Geekbench 6, anche qui multicore e single core, vediamo un incremento di circa il 30% del 7700 rispetto alla CPU di scorsa generazione. Su V-Ray 6, lato CPU, facciamo 13.000 punti con il 5700X 3D e 21.000 con il 7700. Ancora una volta 7700 è circa un terzo più veloce. Su DaVinci Resolve col PewJet Benchmark abbiamo 2600 punti contro 3103. E passiamo ora ai benchmark in gaming. Abbiamo Control in Full HD e settaggi di Digital Foundry. In questo caso le CPU sono veramente molto comparabili, perché anzi abbiamo un leggero vantaggio del 5700X 3D perché facciamo 230 fps, ricordo che c'è un cap del framerate a 240 in questo gioco rispetto ai 225 ecco del 7700. Su Alan Wake 2 in Full HD e settaggi di Digital Foundry abbiamo anche qui un leggerissimo vantaggio per il 5700X 3D, però vi dico, in questo caso eravamo limitati dalla scheda video. Pensate, la 4090 in Full HD con DLSS Quality risulta essere comunque un fattore limitante per queste due CPU, quindi devo dire comunque l'esperienza era più che fluida. Death Stranding Full HD e settaggi maxati, abbiamo invece in questo caso un vantaggio per quanto riguarda la CPU di nuova generazione.
generazione, quindi il 7700 probabilmente avvantaggiato dalle velocità di clock più alte e dalle RAM DDR5, facciamo 224 frame contro 207. In ogni caso, ecco, parliamo di frame rate più che adeguati e godibili per un gioco del genere. Fortnite capitolo 5 stagione 3 in Full HD settaggi medi, testato nella modalità rissa squadre, che è quella più pesante lato CPU, quindi ecco, se giocate la classica battaglia reale aspettatevi sicuramente frame rate decisamente più alti. Facciamo dei frame rate molto simili tra i due processori, 233 fps contro 237, e se passiamo ora a God of War in Full HD e settaggi alti abbiamo anche qui due risultati molto simili, in questo caso però, anche se di pochissimo, alla fine è in vantaggio 7700, 223 fps di average contro 211,9. L'1% low invece è molto simile, quasi identico, quindi alla fine sì, sono praticamente due esperienze alla pari. Passiamo ora a Cyberpunk 2077, testato in Full HD e settaggi di hardware unboxed senza upscaling, e abbiamo un leggero vantaggio per quanto riguarda 7700, 120,9 fps di media contro 114,9, e un 1% low che è un pochino più alto, 83 fps contro 74 del 5700X3D. Su The Finals stagione 3 Full HD con settaggi medi, anche ray tracing medio e anche DLSS quality, abbiamo 155 fps per il 5700X3D. Qui potrebbe essere dovuto anche la differenza magari all'errore di misurazione nella run, perché comunque diciamo le mappe erano simili ma non identiche, quindi potrebbe essere anche quello. Alla fine il gioco è completamente giocabile, godibile, anche un'esperienza ecco competitiva. Su Resident Evil 4 Remake Full HD e priorità alla grafica attiva come preset, abbiamo 181 fps per il 5700X3D contro 193 del 7700, con un 1% low sempre in favore in questo caso del 7700. Però in ogni caso, anche qui ripeto per l'ennesima volta, siamo di fronte a delle esperienze di gioco veramente eccezionali. Come ultimo gioco abbiamo Counter Strike 2 in Full HD a settaggi medi, però senza l'FSR che il preset abilita di default. Ecco, in questo caso facciamo 339 fps per il 5700X3D contro 340, praticamente lo stesso frame rate. E ora direi di passare alle considerazioni finali di questo video. Ed eccoci qui dopo aver visto i benchmark. Che dire, io sono rimasto veramente contento di vedere un livello di prestazioni simile, equiparabile a quello del 7700, su una CPU però di scorsa generazione, con tutto quello che comporta poi l'argomento prezzi, di cui parleremo fra pochissimo. Le analogie prestazionali però finiscono quando ci spostiamo sulla produttività, poiché questo Ryzen 7 7700 fa sentire la sua netta superiorità, dovuta ecco a un'architettura più recente, frequenze operative ben più alte e anche supporto alla RAM DDR5. Però se l'argomento di questo video era più che altro scoprire le prestazioni in gioco della CPU più potente di scorsa generazione, e quindi ci limitiamo al gaming, devo dire che il lavoro svolto da questo Ryzen 7 5700X3D è davvero qualcosa di impressionante. Quindi però, passando all'argomento un po' più concreto riguardante i prezzi e a chi è indirizzata questa CPU, ovviamente il costo vi ho già detto essere di 250 euro, quello MSRP. Se però andiamo nel mercato cinese di AliExpress, disponibile anche qui in Italia ovviamente con le sue dovute precauzioni, cioè dobbiamo pagare sempre con PayPal, mi raccomando, e ovviamente i tempi di spedizione più lunghi, riusciamo nei periodi quando ci sono coupon o offerte particolari a portarci a casa questo Ryzen 7 5700X3D a 150 euro, come è stato nel caso del mio amico Martino, che è lui che ha acquistato questa CPU e che me l'ha prestata per realizzare questo video. A questa cifra di 150 euro è davvero un ottimo prezzo per le prestazioni che abbiamo visto, perché tiene botta a una scheda video che costa ben più di 10 volte tanto, visto che la 4090 attualmente, ecco, di MSRP è 1600 euro, molto spesso la troviamo in realtà nuova a prezzi anche più elevati, poi sull'usato ecco un altro discorso. E questa cosa ci dovrebbe far riflettere, visto che abbiamo a disposizione un processore che è indirizzato, e qui arriviamo alla risposta, a tutte quelle persone che hanno una piattaforma su socket M4 preesistente, su cui montano magari una CPU Ryzen di terza generazione, seconda, prima generazione ancora, che vogliono fare un netto upgrade. Il grande punto di svolta infatti è che proprio un processore del genere, al di là del fatto che sia proposto a un prezzo in questo caso anche molto competitivo, offra delle prestazioni su una piattaforma che ha praticamente 7 anni, visto che parliamo del socket M4 uscito nel 2017. E sì, in linea teorica possiamo andare a prendere una X370 come scheda madre o una B350,
aggiornare il BIOS e far girare questo 5700X3D del 2024 su una scheda madre del 2017, ovviamente con le dovute limitazioni per quanto riguarda slot PCI Express limitati al 3.0, però per quanto riguarda il gaming non è che ci faccia chissà che differenza utilizzare una scheda video su slot 3.0 al posto che 4.0. Quindi sì, mi sento di consigliarla caldamente a tutti i videogiocatori che intendono fare un upgrade dal socket M4 che hanno già e senza spendere poi un patrimonio. Per tutti gli altri, magari chi viene da una vecchia piattaforma Intel oppure chi viene già dal socket M4 ma vuole delle prestazioni in più, non solo in gaming ma anche per quanto riguarda gli applicativi di produttività con anche un occhio alla upgradabilità futura, ovviamente vi consiglio questo Ryzen 7 7700, poiché anche esso da AliExpress lo possiamo pagare intorno ai 160€, poco meno, quando ci sono i periodi di sconti e di coupon. Il tutto però ovviamente a un prezzo più elevato dovuto alle schede madri più costose e alle RAM DDR5 un pochino più costose rispetto a quelle M4. E ci terrei a chiudere questo video con l'ultima tipologia di utente a cui potrei consigliare questa CPU, ovvero a chi magari non ha una piattaforma di partenza ma è abbastanza scaltro da andare a acquistare una scheda madre magari a M4 pagandola veramente pochissimo, magari 40€, prendendosi 16 GB di RAM DDR4, anche qui parliamo di una trentina di euro, un dissipatore aftermarket, quello anche preso nuovo su Amazon a una ventina di euro, spendendo quindi 90€ totali più 150 di processore, arrivando quindi a un totale di 240-250€ di blocco principale completo, avendo delle prestazioni che sono veramente impareggiabili. Questo però vi dico è un caso un po' al limite, perché dovremmo essere veramente molto limitati dal punto di vista del budget andando a prendere questo processore, questa piattaforma, come vi ho detto elencando i prezzi, escludendo quindi il passaggio diretto al socket AM5, che ovviamente ha i suoi costi aggiuntivi, però non parliamo sicuramente di cifrone assurde come era qualche anno fa. Alla fine ormai anche qui magari c'è una differenza di un centinaio di euro dovuta magari alla scelta della scheda madre un pochino di fascia più alta e anche al fatto delle RAM, che dobbiamo comunque andare a mettere almeno ormai 32 GB di DDR5 con una buona frequenza, e anche qui aumentiamo un pochino i costi. Però alla fine per 150€ magari totali di differenza di prezzo tra il socket M4 e un AM5 equivalente, ecco, secondo me potrebbe quasi sempre far meglio questa piattaforma più nuova. Però ripeto, ovviamente il budget poi sta a voi deciderlo quanto investire su questi computer. E con questo video spero quindi di esservi stato utile, e magari se avete visto questo video così tanto per, spero che vi sia piaciuto, e vi ricordo, ecco, se è così mi raccomando lasciatemi un bel mi piace qua sotto e iscrivetevi al canale se siete arrivati fin qui e ancora non lo siete, così ecco da supportarmi e incoraggiarmi a continuare. Detto questo, vi invito a vedere due video che se non avete visto vi consiglio di vedere. Il primo è quello che riguarda la RTX 4090 testata a risoluzione ben più alta di quella che abbiamo visto oggi in diversi titoli, però ormai ecco di qualche mese fa. Il secondo video che vi consiglio invece riguarda una CPU completamente diversa rispetto a queste, cioè l'Intel Xeon 2699V3 che abbiamo testato con la 3090 ma agli stessi settaggi, con gli stessi giochi, così ecco la potete anche confrontare con queste due che abbiamo visto oggi. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!